I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. Words can kill. Time and again, the country was ruled by a foreign tongue. When he was a young boy, he lost his native language, the bedrock for any developing child. His country, his family, his face, his identity, everything was stolen from him. Ancient times, every civilization's ruler has had the same idea. When people unite under one will, they become stronger than the sum of their parts. And what do rulers use to bring people together? Language. This world will become one. I have found the way. Race, tribal affiliations, national borders, even our faces will be irrelevant. The world that the boss envisioned will finally become a reality, and it will make mankind whole again. America is a country of liberty, a meeting of immigrants. Instead of simply assimilating, its citizens live alongside others. So the Major sought a system that used information, words, to control the subconscious. In his eyes, the greatest symbiotic parasite the world's ever known isn't microbial. It's linguistic. Words are what keeps civilization, our world, alive. Free the world, not by taking men's lives, but by taking their tongues. With this, I'll rid the world of infestation. Sans lingua franca, the world will be torn asunder, and then it shall be free.
The chain of retaliation is what will truly bind this world together as one. Les enfants terribles, Zero called it. Buonasera. Ragazzi. Buonasera. Abbiamo cominciato in questo modo. Abbiamo cominciato con quello che è il penultimo trailer, l'ultimo veramente importante a livello narrativo di The Phantom Pain. Questo trailer ha portato a discussioni per i successivi anni prima del rilascio del titolo. C'è di tutto e molte cose vengono sbattute in faccia in maniera confusionale, in qualche modo quasi onirica. Il finale, l'ultima scena post-credit solita di questi trailer kojimiani, diciamo, di Kojima Productions, è onirica. Incomprensibile, si potrebbe dire. Però sembra quasi, in questo caso lo si può finalmente già dire, perché effettivamente la narrazione di quello che è il trailer è stata discussa appunto per anni da noi appassionati, e tutto quello che si poteva evincere da analisi approfondite non lo dirò ovviamente in questa live, perché non bisogna dirlo, ovviamente non bisogna dirlo, ma quello che invece si può intuire immediatamente con lo schiocco di dita, che è il prima immagine, si può fare. E quindi sì, sto per avvisare su Telegram, ma non voglio bruciare l'introduzione, che ovviamente non sarà editata, no? Nel caso tutto quello che faremo per far partire Ground Zero, che il software ancora non è partito, lo taglierò in sede di montaggio. Però, ecco, vedete? Kojima in questo trailer, Kojima Productions, Konami, eccetera, mettono sullo schermo cose che lasciano basiti, al di là della production value, che è al di là di quello che è la qualità di quello che si vede, di quello che fondamentalmente trasmette quest'opera stessa, qual è un trailer, cioè anche il trailer è opera a modo suo autonoma. L'ultima immagine fa vedere quel ragazzo, quel bambino biondo, con accanto un se stesso identico. E in sottofondo Les Enfants Terribles, no? I bambini terribili. Quindi si potrebbe supporre in maniera abbastanza scontata, come era anche ovviamente molto più semplice intuire riflettendoci 10 minuti al trailer originale, però questo non ve l'ho fatto fare, è che quel bambino, essendo biondo, essendo giovane nell'anno 9 anni dopo il coma, quindi 9 anni dopo il 75, è molto probabilmente un giovanissimo Liquid Snake. E quindi quello accanto a lui potrebbe essere David. Questo si discuteva, nonostante l'apparente esagerata somiglianza. Il pensiero era che si sarebbe scoperto molto sui bambini terribili e il progetto che ha portato alla distruzione di tutto. Ma cominciamo con il far partire quello che sarà la serata. Allora, io finalmente posso leggervi, o meglio no, potevo leggervi anche durante il trailer, siete stati molto silenziosi, a parte qualcuno che effettivamente ha posto dubbi su alcune clip, cioè, ma quel personaggio, ma non dovrebbe, ma come no? Sono d'accordo, ma non lo discuteremo perché non voglio fare chiacchiere sui trailer adesso, voglio soltanto che voi li assimiliate. E facciamo un bello screen nel mentre faccio partire e saluto tutti, Ground Zeroes, perché stasera, meno di quanto molti potrebbero supporre, non faremo un 100% di tutte le chicche di Ground Zeroes, perché sarebbe una roba da veramente anima del canale primario, però faremo delle cose che per me fondamentali, e anche i veterani. Allora, diciamo che ho delle priorità. Le priorità sono delle chicche top tier, mettiamola così, chicche importanti. Una volta superate quelle, se è ancora presto, potremo cazzeggiare un po', anche se potrei svenire sul banco. Però Prima di questo, facciamo partire la baracca.
Allora. Perfetto. Olè. Eccoci qua. Abbassiamo un po' il volume e facciamo il classico screen della diretta. Allora, datemi il momento tecnico di fare ciò che sto facendo. Perfetto. Allora, credetemi, anche ho una sorpresa per voi. Ho una sorpresa che sarà inaspettata per tanti di voi, compresi i veterani. Arriverà col tempo. Arriverà col tempo. Per ora vi lascio appunto assimilare ciò che avete visto all'interno. Ti prego, reagisci, controller. Ok. Ciò che avete vissuto con questo trailer, che è il più particolare, il più astratto di quello che è l'esperienza di Phantom Pain. E direi che possiamo spendere 3-4 minuti per leggere la chat un momento, interagire per quello che concerne l'inizio e poi buttarci subito all'interno di una missione secondaria. Allora, partiamo da questo presupposto. Molte di quelle che sono le missioni secondarie non le faremo perché sono gameplay puro e un pochino di esposizione su quello che è l'ambientazione storico-narrativa di quello che è The Phantom Pain. Però non ci interessa perché, tranquilli, avremo tutto quello di cui c'è bisogno all'interno del gioco stesso. Qui si parla soltanto di personaggi quintari, no? Pentari, cioè talmente secondari che non hanno nessun valore, se non il fatto che ti fanno capire che il concetto della storia e del tema di The Phantom Pain è appunto la lingua, la razza e la vendetta. Vi ho già detto tutto. Per quanto concerne quindi quelle che faremo, sono principalmente due, con una terza svago, e poi vediamo. Ma quelle importanti per la serata, per questa live pre-The Phantom Pain, sono due. Allora, sì, ho pensato a provare a giocare a speedrunnare Ground Zeroes, ma potrebbe essere parte di quella componente giocosa postuma. Ora andiamo al sodo con salvataggio agente segreto. Essendo qualcosa che si lega molto più a chicche che non gameplay, per ora continuiamo a giocare a normale, anche se, ve lo ripeto, come gameplay Ground Zeroes, giocare l'alta difficoltà, rimuovere quello che sarà, e vi farò vedere molto meglio, è essere il Reflex Mode, che ovviamente nella live precedente avete visto poco, vi spiegherò cos'è, perché esiste e così via. Però intanto, ragazzi, salvataggio agente segreto. L'agente di Mother Base, infiltrato nella prigione, ha chiesto l'immediata evacuazione. Mettilo al sicuro, fuggi dall'area di missione con l'elicottero. Quindi praticamente abbiamo una missione coddiana. Una sorta di... No, letteralmente un binario in cui finalmente sparare. Ovviamente questa, sembrerà buffo a dirsi, è la missione più difficile di tutto Ground Zeroes per ottenere il massimo grado. Perché purtroppo, essendo su binari, è estremamente complesso, noioso e tragico non uccidere nessuno. È veramente orribile, orribile. Ma noi non abbiamo interesse, quindi... Non sarà mica Johnny! Dici uno dei? Andiamo. Qui spacchiamo tutto, al diavolo. Intel Operative Rescue. We got a request for extraction from a member of the Intel team who was working undercover at the prison. As you know, it's an enemy base. There's no time for the silent approach.
Assault the base, secure the target, and get out of there. The target is our agent from the intel team. To say he's a critical VIP would be a massive understatement. Bring him home, boss. Got a visual? Negative. No sign of him. Are we too late? If he's caught, he could drag us all down with him. Possiamo provare a farvi capire come non uccidere, ma... Non mi pare che ci fosse... Ah, non mi va di utilizzare la ballistica per utilizzare la pistola. Piuttosto, seguiamoli. Non resisto. Vero, non devo giocare, devo cercare di farvi capire con tutte le poche, avremo pochissime occasioni per utilizzare raffiche se si vuole giocare in un certo modo, quindi utilizziamole queste raffiche, facciamo vedere questo motore. Thank you.
sto giocando più per scena, ragazzi. Queste non sono missioni. Però capite quanto è arcade, no? Perché queste missioni è la classica forma di gameplay arcade che si può perfezionare. Io te l'ho detto, con 60 ore su Ground Zeroes sono arrivato a farle a memoria, tutte perfette, ed era divertente. Era genuinamente divertente. Oh, se l'audio di gioco è un po' basso, ci vuole un secondo. Potrebbe andare meglio. Ora devo solo... No... Mouse via. Assolutamente no. Senza un po' di CQC, scherziamo. Oh no, che cosa orribile ho fatto. Un'esecuzione, scusate. Esplosioni adesso. Scena serve. Ehi. Vai, ora. Dai, per essere ancora in status di sbaglio i tasti, non me la sono cavata male in stile scenico. Io non ho alcun tipo di calo di frame, però potremmo liberare la CPU dallo streaming, sicuramente. È Kojima. Per chi non conoscesse il suo volto, è Hideo Kojima.
take you so long. Se si prende la S, che comunque, vedete, è soltanto una questione di non uccidere ed essere un pochino più puliti, in quel caso ti dice perfect, che è una cosa figa. Allora, attenzione. Perfetto. Beh, sì, non è esattamente... Sì, la chat sicuramente non è stata elegante, però questo effettivamente... Non è uno spoiler. Allora... Vediamo un po' se proviamo a cambiare il render. Se qualcuno vede un calo di frame, fortunatamente... È solo lo stream a livello di CPU, quindi possiamo tranquillamente pulire. E... quando si fa questa side mission, questa side op, vedete com'è... Questo è qualcosa di cui discuteremo in The Phantom Pain, non voglio essere noioso adesso, però avete notato quanto è televisivo come stile? Ci sono i roll credits per la missione. Beh, diciamo che il ragazzo che ha detto che ci sono dei cali di frame ogni tanto, magari ha un occhio che gliel'ha fatti notare, può essere. Una volta che si completa... la side ops, la prima volta di Kojima, ti appare anche all'interno dell'elicottero e probabilmente è proprio lì a destra adesso. Insomma, sono chicche che portano però a una meccanica di gioco, a missioni multiple che hanno probabilmente realizzato in Kojima Productions anche affinché potesse essere giustificato il costo di vendita di Ground Zeroes. E lo rende arcade, perché tu questa cosa puoi farla ripetute volte, imparare a memoria il processo, ma anche quando sono missioni invece più aperte, le speedrun di Ground Zeroes sono le più divertenti di tutto quello che può essere il sistema defantomiano, perché sono chiuse, pulite, con game design, level design estremamente ordinato, puntando a un certo tipo di efficienza del giocatore, e quindi è fichissimo, che puoi anche tra l'altro sbloccare determinate armi, qualora il caso fosse che tu hai preso un buon voto prima. Insomma, è figo. Ora, se questi cali di frame sono più frequenti, perché io oltre il 20% di CPU non vado, però se questo porta comunque Twitch a tossire un po', ditemelo e cambiamo il render da CPU a GPU. E in teoria comunque dovrebbe essere più easy per lei. Allora, detto ciò, questo era soltanto un modo per inserire il mood e parlarvi di lui a destra. Adesso, sì, il Fox Engine è spaventoso, meno del decima però, quindi ok. E avremo modo e occasione di parlare della televisionità di questo progetto, a tempo debito. Adesso seleziona missione. Fate attenzione. Questa live è dedicata molto. Scusate se sono più lento del solito, ma sono molto provato, ma mea culpa, però è dedicata a chi è stato qui durante tutta la serie, durante tutta la saga su Twitch, in questa anima in diretta. Chiaro? Capirete molto presto perché. Questa è per voi. E come vi ho detto, appare Hideo. Ecco perché ho fatto questa missione prima delle altre. Per farvi vedere questo tipo di chicca. Menu interattivo. È una sciocchezza, ma... è amore. Ora...
Ci siamo. Una ricreazione pseudostorica. 13 luglio 1990X. Che succede? Sembra l'inizio di Ground Zeroes. Come? Ragazzi. Cosa? Kept you waiting, huh? Boss, I've uploaded some photos to your iDroid. Use them as clues to find the locations they show and recreate the scenes they depict. We're counting on you, Snake. Commence déjà vu mission. La missione déjà vu. Non mi farò vedere le foto. Assolutamente no. Rovinano la sorpresa in una diretta. Quindi, praticamente, l'obiettivo è ricreare delle immagini, dei déjà vu. E non abbiamo nessun equipaggiamento. Ehi, ricorda sempre di più Metal Gear Solid. Ma dove siamo davvero? Sarò particolarmente silenzioso per ora. Ah, sapete? Sto notando che... Ah, fatemi avvicinare un pochino la luce al green screen. Già che ci siamo. Vedo che il green screen fa un po' il noioso. Cioè, è imperfetto. È imperfetto. Io non accetto l'imperfezione. Con tutte le luci che sto per inserire nello studio, ci sarà tempo, modo e occasione di migliorare questa cosa finché sia perfetta davvero. Per ora raggiungiamo quello che io ritengo più che soddisfacente. Ok. Meglio. Meglio. Non mi metto a modificare adesso le impostazioni del chroma key, ma... Finché sono live, gioco come questa. Però vedrai. Pronti. Shadow Moses Island, a remote island off the coast of Alaska. Or not. Ragazzi, entrateci dentro. Io sarò molto poco chiacchierone qui. As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP. This is a top secret black op. Look hard at those mystery photos and try to recreate a scene from them. One will be enough. Sembra tutto normale. Un 9D? E Miller sta facendo le voci di tutti i personaggi comunque. John col raffreddore.
just what I'd expect from the legendary Snake. Mission info has been updated. Just like old times. Great. You recreated a scene. Scene, che tra l'altro, esatto, è il tema. Meglio. Sì, è il tema di... Sì, sì, no, no, non è che non me lo ricordavo, scusate, stavo leggendo i commenti e Snake Eater, certo. Però... voglio vedere ogni vostra reazione, anche alle più piccole sciocchezze. Perché come potete notare, a livello estetico sembra che tutto sia uguale. Però c'è qualcosa, no? Un certo... déjà vu. C'è un ragazzo che chiede, ma c'è altro che fa questi effetti? Non saprei. Potremmo togliere la corrente. Togliere la corrente causa qualcosa di solito, come si dice? Queste sono vecchie memorie delle mie speedrun esplorative, lasciate perdere. Oh! Recupero munizioni e equipaggiamenti PSP! Capisco. Sì, punge. Sì, peccato non sia la SOCOM, vero. Ah, queste luci sono così accecanti. Ehi, ma... scene.
Delle granate saranno utili. Ah, è giusto, non vi ho mai detto con abbastanza importanza quanto bella sia l'evoluzione di Metal Gear Solid quando ha permesso di aggiungere i veicoli. Possiamo pilotare e... Oh! Andiamo, ragazzi! Ah, si guida come un veicolo! Niente, niente. Oh. Non ho idea di cosa abbia reso John in grado di scivolare fuori dall'auto senza animazione, ma... Ok. Scusa. Sì, no, ero troppo vicino al muro, però non pensavo che non avrebbe animato Snake. Ah, questo... Un veicolo corazzato, viene voglia di fare uno scherzetto. Io non ho avuto alcun modo di preparare la live di stasera, purtroppo, però queste cose non escono dalla memoria. È impossibile. Comitato d'accoglienza! Dovrebbe esserci una guardia qui da qualche parte. Ecco, guardate. Visto che in un open map come questa è facile farsi vedere, purtroppo, senza sapere dove possono essere le guardie... È stata aggiunta, per il gameplay, però opzionale e non obbligatoria, questa modalità Reflex, che vuole simulare la capacità, ormai quasi sovrumana, di Big Boss di essere un soldato incredibile. Perché, a differenza di un puzzle game come può essere Metal Gear Solid 1 con lo stealth, qui ci sono molte variabili e si potrebbe essere visti a 360 gradi. Questo permette di non rendere frustrante il gameplay. Ed è uno studio di game design che hanno fatto avanzati nel progetto, e questo vi spiega cosa significa fare game design. Anche perché è opzionale. Quanto è bello. Ah! Voglio farvi vedere una cosa. Ora, vorrei che ragionaste tutti voi. Tutti voi. Davvero, ve lo chiedo per favore. Su quello che si potrebbe definire un regime di lavoro... Qualità, cura al dettaglio e precisione in quello che si vuole rappresentare. Che cosa voglio dire? Che molto spesso quando si fa, anche, non sto parlando di critica professionale, anche se un po' è importante evidenziare come anche lì succeda, ma a livello di critica amatoriale, appassionale, quello che facciamo tutti noi consumatori quando giochiamo a un videogioco, no, non sto parlando di texture non ripetute, questo ne abbiamo discusso ormai negli anni talmente tanto che va bene, però ci tengo a farvi vedere qualcosa che è assolutamente superfluo, ma che fa immediatamente notare... Tutto quello che discuto ormai da anni, quando parlo di amore per il lavoro che si produce e qualità del prodotto, anche a livello di ambientazione e contesto. Scenico, quindi l'estetica del titolo, che non è soltanto grafica e art direction, ma anche comunicazione, attraverso animazioni e studio di quello che viene rappresentato tramite l'interazione del controller. Guardate. Allora...
Fatemi ricordare. Come si. Come ci si mette a pancia all'aria? Posso provare a. Ok, così. Perfetto, ce l'ho fatta senza consigli, per fortuna. Non è triangolo, ci ho provato, triangolo è la prima cosa che ho provato. Comunque, allora, qui abbiamo John che si è messo a pancia all'aria per permettere, ovviamente, al giocatore realisticamente di sparare alle proprie spalle, ok? Io non dirò nulla, perché penso che nessuno di voi, che sia il più piccino, il più cinico, o il più adulto, coetaneo, eccetera, o persino più anziano di me, possa non notare quello che voglio farvi notare. L'animazione è animata a 360 gradi. Vi ricordate in Metal Gear Solid 2 che si piegavano la punta alle suole delle scarpe per i piedi quando andava a striscioni, vabbè, a gattoni? Bene. Vedete come l'animazione è perfettamente fluida? Mentre lui ruota a terra. Ecco, non è esattamente una roba normalissima. Tutto ok, signori? Ah, gli occhi. Ok. L'ultima chicca l'ho lasciata per finale proprio perché va descritta, perché moltissimi di noi potrebbero non riconoscerla. Quasi tutti voi non lo faranno. Quelli blind, perlomeno. Bravo, ragazzo. Over there key. È solo un sembrava qualcuno. Ossia questo. Ti odio, Miller, hai tolto la frase di John. Big Boss qua avrebbe detto: questo non lo ricordo. Vediamo che dite. Perché non è vero, non è di Metal Gear Solid. Queste c'erano in Metal Gear Solid 2 come easter egg. Non esistono in Metal Gear Solid. Allora, ora devo lavorare più di memoria invece. Perché c'era una chicca che non era canonica nella missione, ma che era importante.
Stavo pensando di prendere il camion, ma me. Sì, Booker, di quelle scritte ne parlerò più a parole durante un'altra missione. Ma fanno parte di quelle cose che non andrò ad approfondire troppo qui. Infatti ce n'è una là, ma non è il momento. Functionality has been restored. Snake, you okay? Fox dies. But the Fox engine came out on top. Thanks, Fox engine. Questa cosa ci ha rovinato una vita di Metal Gear. What's that? Ne riparliamo dopo. Mamma mia, quante speculazioni maledette ci ha portato questa chicca, ragazzi. Odio la vita di quegli anni. Perché c'erano tutte le teorie che portavano. In realtà non ho mai realisticamente ritenuto oggettive quelle analisi, purtroppo. Però erano sempre affascinanti, facevano innamorare. Si presumeva che tutto Ground Zeroes fosse una simulazione VR. Vabbè. Ora abbiamo dei topini là. The
Those mice are Alaskan field mice. No. No, they're not. Master, are you feeling okay? Yes, mission complete. Boss, that was exceptional. Allora. Adesso. Allora. Ora, i veterani muti in chat. Anche se secondo me alcuni di essi non se lo ricordano quello che sta per succedere. Ho in mente una cosa per voi. Ok, vediamo un po'. Questa cosa funzionerà. Ora, quello che vi ho detto prima riguardo il fatto che questa live è dedicata ed esiste e ha questo valore solo grazie al nostro percorso, solo grazie al fatto che è un anno e passa che stiamo facendo questo progetto e che siamo arrivati alla fine, abbiamo completato la Metal Gear Saga, siamo all'extra, ok? The Phantom Pain è visibile come extra, ci siamo. Quindi, this is for you. L'ho detto in inglese, ovviamente, per citare quello che è uno dei temi di Metal Gear Solid. Quindi, questo è per voi. Not yet, Snake! It's not over yet! Impressive work, Snake. Mission complete is not what I'm here to say. Believe it or not, the real mission starts here. Huh? This is not Master Miller. Snake, you're too late. It's me, dear brother. I'm gonna ask you some questions about Metal Gear Solid 1. If you answer all of them correctly, then and only then do you truly clear this mission. However, don't expect anything in return. Your warrior's pride is riding on this. Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? But you'll have to solve the rest of this riddle yourself. These questions will test your knowledge of the original Metal Gear Solid from 1998. The difficulty level is normal. Get just one question wrong, and the mission is over. There are no continues, my friend. Don't even think about looking up the answers online, or I'll know. Ready? Ecco qua che entra in gioco il mio piano. Giocherete voi. Ho inserito un plugin in Twitch che permette di avere i sondaggi a schermo. Voterete con la chat. Sono io che giudicherò voi oggi. Quindi partiamo con affronta il quiz di Metal Gear Solid. Ora, prima di partire vediamo se il plugin funziona. Io apro la chat moderatori perché è la nostra prima volta, non abbiamo potuto fare alcun test. Faccio partire, vediamo se va. Non votate prima perché altrimenti vi inculate da soli. Oh, funziona. Molto bene. Allora, voi ovviamente la risposta che ho messo è generica perché la domanda verrà lì e avrete ovviamente quattro scelte. Ora, in futuro,
Fermi, non mette... Sì, funziona. Dovete mettere i numeri. Non rispondete. Perché sprecate, eh? Il voto è unico. Il voto è unico, bestie. Il voto è unico. Vado, ok, vado, vado, vado. Here we go. Snake! Question? In Metal Gear Solid 1, su quale isola deve infiltrarsi Solid Snake? Hawaii, Manhattan, Isla del Monstro, Shadow Moses, Yakushima. Ignorate la quinta, che non sapevo che fossero 5, è sbagliata. Quindi, vediamo un po'. Va bene, inseriremo come risposta Shadow Moses. Sondaggio finito, 90% Shadow Moses. Perfetto. Ora facciamo che sono magari 5. Le preparo. Perfetto. Perfetto. Vediamo se avete ragione. Sì, sì, lo so. Questa è una domanda proprio stronza. Correct. Correct. Question? Com'era soprannominato il missile radiocomandato? Tokarov, Aileen, Nikita, Catherine, Natasha. Unanime. Praticamente unanime. Oh, ragazzi. Interessante. Vedo che il mio pubblico questo anno se lo ricorda. Nikita. E sia, finish poll. 95% di Nikita. Benissimo. Ok. E Nikita sia. Correct. Bravi. Question? Quale personaggio si deve chiamare sul codec per salvare i propri progressi? Roy Campbell, Otacon, Mei Ling, Nastasha Romanenko, McDonnell Miller. Oh. Qualche individuo si confonde con Metal Gear Solid 2, ma è comunque una risposta che si potrebbe accettare come buona. Ma certamente non Nastasha, men che mai Miller, morto 3 giorni prima, signori. Notevole Snake! Questa è una citazione che soltanto chi è veterano senza aver visto le live può riconoscere, ma la copriremo. Un giorno sapete da dove arriva il notevole Snake, ovviamente con questo bellissimo accento. Perfetto, finish poll. 95% ancora, molto, 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 molto bravi, quindi... Devo sempre ricrearla, ma lo faccio volentieri. Mei Ling. Correct. You're pretty good. Question. Quale trattamento fu dato alle forze speciali Next Generation che presero parte alla rivolta con Foxhound? Lobotomia, anche. Rinforzo scheletrico. Protesi di isolamento psichico. Terapia genetica. Protesi cyborg. E che treni, eh? Che treni. Va bene. Correct. Ve lo posso già dire io. Correct. Intanto ripreparo. Question. Oh no. Ok. Perfetto. Correct. Question. Question. Su quale piano dell'edificio, mo vi gonfio, dell'edificio di stoccaggio delle testate nucleari era il laboratorio di Otacon? Start poll. Vedo già più confusione qui, nonostante la parziale unanimità. Mm,
E sia. Finish. Secondo piano sotterraneo. Correct. Correct. Question. Qual era la vera identità del ninja Cyborg? Frank Shepard, Frank Schneider, Frank Yeager, Frank Hunter, Frank Carpenter. Frank Carpenter. Ok, questa era facile. Bravissimi. La risposta giusta è Frank Yeager. E avete votato al 96%. Correct. Question. Prima di essere richiamato in azione per la missione, qual era l'occupazione di Snake in Alaska? Conducente slitta, cacciatore di pelli, fornitore di milizia privata, pistolero, professionista nel tiro dell'orecchio. Pensavo che avreste votato almeno la metà di voi come professionista del tiro dell'orecchio. Quindi è vero che sono un influencer. Appena ho fatto la battuta, i voti sono aumentati tantissimo. Allora... Ma la risposta giusta è quella che vi ha dato il cuore e non la mente. Ed è quella giusta, ragazzi. Conducente slitta. Correct. I'm glad you remember. Lo stiamo mettendo in difficoltà. Question. Qual era il carico massimo, qua vi frega, nell'ascensore della torre comunicazioni B? 300 grammi, 300 kg, 3 tonnellate, 3 persone o 30 corvi? Non mi ricordavo che le risposte erano così cretine, non vi può fregare granché. Anche se 30 corvi sta prendendo il sopravvento. Però, gag a parte, un po' di confusione la percepisco. Troppo tardi, Snake. Ora morirai! Esatto. Esatto, bravissimi. Se fossero state 3 tonnellate, sarebbe stato un problema. Però il 68% non è esattamente una schiacciante vittoria. Quindi state molto attenti che le cose stanno arrivando alla sua... alla loro conclusione. 300 kg. Correct. Correct. If you think you'll get the answer out of me, forget it. There isn't even any sodium pentothal here. Question. Question. Quale tipo di supporto di memorizzazione il presidente della Armstack diede a Snake? Floppy disk, disco ottico, scheda perforata, chiavetta USB, cartuccia ROM. Vedo che anche i moderatori votano. Fantastico. E la risposta era molto facile. In 20 secondi avete votato per disco ottico all'88%. Molto, molto bravi. Correct. You got quite a memory. Now for the final question. Let's finish this. Have at you, Snake. Question. Question. Qual è il titolo della colonna sonora finale? Heavens, Heavens Divide. Can't Say Goodbye to Yesterday. Snake Eater. Calling to the Night the Best. Is already came. Job. But there are no more special bonuses, which makes me wonder. Why are you here then?
Why do you continue to answer questions while your memory betrays you? You enjoy taking quizzes. That's why. And I like giving them. Thank you. Fox! Non usate i numeri! Non usate i numeri! Forza, ragazzi! Non dovete rispondere con i numeri! Sì! Con il bot anti-caps che sta impazzendo! Dai! So the man does live up to the legend. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. Ora. Io ci tengo una cosa. Io non so quanti di voi sono riusciti a cogliere la sottigliezza incredibile. La sottigliezza incredibile. Perché hanno citato un'altra cosa di Solid, no? Quando c'è appunto Ocelot che dice con lo stesso nome in codice del capo, solo che ha messo in maiuscolo The Boss, perché stiamo parlando qui di John. Cioè, e ora, anche se ovviamente sarà molto meno scenica come esperienza di gameplay, perché sono definirmi arrugginito e essere molto molto gentili, voglio farvi giocare la versione difficile. Per farlo completerò la missione difficile. Non ricordo neanche qual è la differenza, forse non c'è il reflex, non ricordo nulla di questa cosa, ma lo farò per due motivi. Uno, perché voglio farvi giocare al 100% anche al secondo quiz, e l'ultima è la seconda. È perché possiamo far questo. Nessun contact, bro. Volevo interrogarti, ma sei troppo estremo. Vediamo se riesco a fare quel giochino. Shh.
not right. There's something missing. Vi odio. Allora fammi solo vedere se la mia soluzione avrebbe funzionato. Se non avessi rovinato la scena insistendo con il camion, secondo me riuscivo a liberarla. Non posso più scendere né salire. Comincerà il quiz difficile, ragazzi, e sappiate questo: in quanto hard aggiungerò una metrica nascosta. Not yet, Snake. It's not over yet. Una regola, non metrica. Impressive work, Snake. Mission complete is not what I'm here to say. Believe it or not, the real mission starts here. Huh? This is not Master Miller. Snake. You're too late. It's me, dear brother. I'm gonna ask you some questions about Metal Gear Solid 1. If you answer all of them correctly, then and only then do you truly clear this mission. However, don't expect anything in return. Your warrior's pride is riding on this. Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? But you'll have to solve the rest of this riddle yourself. These questions will test your knowledge of the original Metal Gear Solid from 1998. The difficulty level is hard. Get just one question wrong, and the mission is over. There are no continues, my friend. Don't even think about looking up the answers online, or I'll know. Ready? La regola è che non vedrete le votazioni per non farvi influenzare. Ora so cazzi vostra. Vi farò soltanto vedere la grafica aggiornata che vedrò io con Hard Question, ma sarà nascosta. Comincia il test. Here we go. Snake! Question? Come ha definito Snake l'amore idiota con per un certo personaggio femminile? Sindrome di Stoccolma, sindrome dell'usignolo, di Kessler, metabolica da guerra del Golfo. Avrete 30 secondi per rispondere. Hmm.
question? Quando Otacon visita Snake nella sua cella dopo che è stato catturato, gli porta un fazzoletto di Sniper Wolf, delle razioni, del ketchup e una tessera di sicurezza. Di quale livello è questa tessera? Vedo già dei bei dubbi, per quanto la chat ovviamente sia visibile su Twitch. Vedo dei bei dubbi. Qualcuno ha votato livello infinito. Molto bene. È giusto, livello 6. Correct. Question? Quale personaggio, boss, non era un membro dell'unità Foxhound appena costituita? Meryl Silverburg, Vulcan Raven, Decoy Octopus, Cyborg Ninja, Revolver Ocelot. Qui c'è molta confusione. Oh santo cielo. Oh cosa non vedo nei miei occhi. Va bene. Ok. Questa non è la più difficile, ragazzi. Quasi nessuna è veramente difficile, ovviamente. È un gioco. Non so, non è un test fan-made cattivo. Vi dico soltanto che il vincitore vince per poco più del 50%. Ai ai ai, però è giusto. È Cyborg Ninja, ragazzi. Meryl non è un boss. Dico Octopus muore. È Cyborg Ninja. Correct. Question. Qual era? Aspettate che non ho il mouse che è scomparso. Ok. Qual era il nome dello studio in seguito ribattezzato Kojima Productions? Beh, questa non ve la devo far fare. Questa è una cazzata, non fa parte della Metal Gear Saga, è soltanto cultura videoludica. È KCE Japan. Ignorate sta domanda, fa cacare. È questione più da fan del prodotto che non della saga, quindi non voglio farvi ci giocare a questo. Ah, faccio la domanda. Ok. Perfetto. Correct. You're pretty good. La prossima. In Metal Gear Solid 1, di chi si innamora Otacon? Naomi Hunter, Meryl, Mei Ling, Nastasha, Sniper Wolf. Minchia, stiamo al 100%. 97? 98? 96? Non è neanche una domanda. Perché l'avete messa in hard? Sciocchi. Bravissimi ragazzi. È Sniper Wolf. Correct. Question. Johnny Sasaki finisce nudo e svenuto fuori dalle celle di prigionia. Nella versione giapponese le sue parti intime sono coperte da dei boxer. Come sono invece nascoste nelle versioni occidentali del gioco? Posa differente, pixelatura, coperto con le mani, diverso angolo di visuale, coperto con una cannuccia. Beh, la cannuccia era di Raiden, e infatti il 91% ha votato la risposta giusta. Molto molto bravi. Dovrei un giorno farvi io un test. Ne feci uno su Dark Souls anni fa. Pixelatura, è giusto. Correct. I'm glad you remember. Question. Di quale calibro, eccola quella tosta, è la pistola che Snake tenta di dare a Meryl, ma non è la più tosta. Questa è abbastanza... Vedo un 30, un 40, un 10. Questa è la domanda che vi sta mettendo in crisi. Ai 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 ai. Uff.
300 voti unici. Il 49%. Finish. Ha vinto il 4. Ci siamo. Correct. Bravi. Question. Dopo la fuga dalla base, Snake e Meryl incontrano una famiglia di animali. Di quali si tratta? Ve l'ho fatto vedere nell'extra. No, forse è il contrario. Nell'extra vi ho fatto vedere Otacon. La chiudiamo con un glorioso 84% sui caribù. E sì, è assolutamente giusto, lo ricordate bene. Correct. Siamo quasi alla fine, ragazzi. Una coppia di caribù. Question. In totale, quanti prototipi sono stati creati dalla mimetica ottica sviluppata da Otacon? Ragazzi, ragionate. Ragionate. Mi raccomando, ragionate. Il pubblico ride di voi, eh? Finisce il sondaggio con un 57% a 5, che è assolutamente esatto, in quanto c'è quella di Otacon più le 4 che cercano di uccidere il buon Solid, in quanto rubate dai soldati. Ragazzi, ora manca l'ultima e non sarà facile, eh? Mi raccomando. Correct. Now for the final question. Let's finish this. Have at you, Snake! Question! Cosa significa la sigla PAL in chiave PAL? Peripheral Abstraction Layer, Protect and Lock, Palladium, Personal Adaptive Line, Permissive Action Link.
questa. Vi faccio vedere. Questa è la più difficile, sì. È la più difficile perché effettivamente non viene discusso. Però esattamente, avete ragione. Molto vicini alla domanda sul Giappone, sulla Software House, eccetera. Non era Software House, vabbè. Parlavano di tessera NAP, perché era in italiano. E come ho detto io prima, PSP, no? Procurato sul posto. Però, visto che appunto avete il bonus, questa la sbaglierò io, di proposito, per farvi vedere l'unica differenza che c'è, in questo caso a fine esperimenti, se si sbaglia. Se si sbaglia, accade questo. Incorrect. How could you forget? I'll take you on any time, until we meet again. Questa era bastarda e vi ha messo all'angolo. Prima di chiudere la serata, manca una missione che sarà molto più breve, più giocosa. E... sì, no, vi ha messo all'angolo, ma non l'avete sbagliata. Credo. Fatemi fare un check, perché questa è stronza. Andiamo un po'. Mi sa che era la 4, infatti. Però no, ma... no, 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 adesso ve lo dico. Perché mi ricordo che avete indovinato, eh. Però... questa... sì, 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 no, era giusta, era giusta. Come vi ho detto io. Mi avete messo il dubbio perché la chat era spaventata dal mio affermare che la 5 era giusta. Ve l'ho detto, vi ha messo all'angolo, ma... è la 5, la 5. Allora... l'ultima missione, ora lo diciamo. Una cosa molto simile a Dark Days. Stanchezza. Allora. Facciamo riapparire la chat. Come vi ho detto, l'ultima domanda vi ha messo all'angolo, ma l'avete comunque azzeccata. Ripetiamolo, era una questione di lingua, quindi non avevate colpa. Questa è l'ultima live di Ground Zeroes e la concluderemo con una missione che ha un finale amaro. Un finale amaro. Questa missione si chiama Jamais Vu. Ossia, non il déjà vu, ma il jamais vu. Ossia, qualcosa che non accadrà mai. Che si sperava non accadesse mai. Stermina i bioroid che si nascondono nella struttura carceraria. Obiettivi. Dai, sei muta, grazie. Jamais vu. Ah, grazie, ci ho provato. Snatchers. La missione avrà inizio. Vuoi continuare? Sì. J'aimez-vous. Ok. Mm.
unusual activity at the U.S. Naval facility in Cuba. According to our man in the CIA, they lost all contact with the base shortly after a Soviet commuter jet crashed into the coast nearby. But the strange thing is that when comms were restored 24 hours later, the only message received was conditions normal, and that was it. The plane's at the bottom of the ocean now, but before it sank, someone, something escaped the wreckage and made it to shore. The Pentagon's assessment jives with the intel from our on-site informant. Signs indicate that the base has been taken over by some unknown entity. Intelligent beings that attack people and steal their identities. That's right, boss. Body snatchers. The mission we've been given is to exterminate any and all snatchers occupying the site. Now, I know what you're thinking. Legendary hero or not, these things aren't exactly your jurisdiction. But we've got a secret weapon. A man from another world. A dark, distant future. A man made into a war machine with no human body for those bastards to snatch. As payment, all we need to do is hand over the XOF badges you've gathered on your missions. Questo è il Raiden di Rising, ok? Qualcosa che appunto non succederà mai che entri in questa ambientazione a uccidere alieni, gli Snatcher, che sono praticamente parte di un prodotto Konami, e quelli che sono i cucomeri, le angurie che vedete, sono una citazione degli originali trailer di Metal Gear Solid Rising, ma ne riparleremo quando faremo Rising in sé. Questo è il design di Raiden in Rising. E questa è ovviamente una missione super action in cui bisogna uccidere. E vi parlerò presto di quello che ho inteso quando l'ho definita triste. Forza! Try marking him. Is he human or one of them? Feel him out. He's not a snatcher. But still, there's something not quite right about him. Interrogate him. Find out what he knows. Shit! Take it! What is that? No mistake, that's a snatcher. Maledetti alieni. Vediamo se sentite la musica. Se ricordo, ce n'era un altro, io me lo ricordo. Ah! Eccolo. Nice work. Take care of the next one. Grazie. La spada non c'è, non è special missions. Allora, dovrei riuscire in teoria ad anticipare alcune loro mosse. Vedrete che se qua sopra non c'era niente, non ancora.
quello viene dopo. Vediamo, in teoria. Ecco qua, lui è una persona normale, giusto? Esatto. Non voglio ucciderlo. Vieni qua, tu mi servi per fare una figata. Foreshadowing strategico. Ecco qua, tu sta fermo qua, in mezzo alla strada. Non voglio ucciderlo. Quello che vi volevo descrivere come triste è che esiste un minigioco nascosto, il quale ti permette di trovare tutti i loghi dell'intera Metal Gear Saga, anche quando contenente capitoli non canonici. E l'ultimo da trovare è questo. Kojima Productions. What does that mean? There's got to be a reason that's there. Allora, io non voglio essere troppo negativo, ok? Ma questo è il logo di Kojima Productions senza volpe e praticamente calpestato da degli pneumatici. Capite cosa voglio dire? Sono quelle cose di dico non dico, sento puzzare in merda nei miei uffici, le cose non vanno bene, foreshadowing, sapevo, non posso dire, sono giapponese e riesco comunque autorialmente a dir qualcosa. Cioè è ovvio che lo sapeva, cioè non è mica stato un omicidio a sangue freddo all'interno di un contesto mafioso, capite? Però per farvi capire, no? Se noi andiamo... qui. Ah no! Devo prendere l'arma giusta. C'è la torcia speciale che lo fa. È in una delle stanze rosse. Vi leggo, se qualcuno se lo ricorda bene, io sono un po' arrugginito in questo. Vediamo un po', mi sa che era tipo questa zona qua. Forse... risolto. Mi dispiace. Ah, eccola! Ok. Facciamo passare l'allerta, tanto non ci interessa il voto qui. L'ho ucciso, tra l'altro, quello là. Che poi... questa missione sono così abituato a farla molto in fretta che non ricordo più dove si posizioneranno dopo. Ora, ascoltate Metal Gear Solid. Credo di ricordare cosa dice, o comunque con alcuni progetti lo dice. Intanto, Metal Gear,
It disappeared. I couldn't tell you why, but it looks like that gun's light erased the marking. You see any more of those things around? Ah no, lo dice soltanto alla fine. Allora, ve lo dico. Che alieno di merda. Quello sì, no, sicuramente lo monterò all'interno del video su YouTube, però è soltanto una frase e non serve che io perda o investa del tempo con voi a cercarle tutte, perché in realtà mi serve soltanto di trovarne una non canonica. Adesso ci lavoriamo. Dov'è l'ultimo? Dov'è? No, il tasto per Miller non ti dice quelle frasi che cerco io. Non è questo. Ma... Ah, quello sta una favola. Aha! Allora, lo facciamo attraverso un video, non voglio montarlo, lo possiamo fare attraverso un video prima di chiudere, secondo me è la cosa più dolce che possiamo fare, piuttosto che cercare adesso dove sono i loghi, che dovrei fare una ricerca online, non ricordo dove sono tutti, lo feci solo una volta, vi spiego, ma prima andiamo soltanto a vederne una non canonica, per spiegarvi anche in breve, così che chiunque vada a riposarsi non abbia questa lacuna. Fondamentalmente quello che accade è che tu puoi cancellare i loghi, e cancellare i loghi è ovviamente una metafora che da una parte rappresenta una possibile verità nascosta all'epoca che ora conosciamo, che è orribile, visto che poi è successo, visto che hanno cancellato il suo nome dai propri prodotti, bravi, merde, però contemporaneamente vuole citare l'introduzione, quello che fa Skullface. Una cosa simpatica è il cinismo di Kojima, per quello che non è prodotto diretto da lui. Ma anche, cioè, anche Portable Ops. Se riesco a trovare Portable Ops, vi voglio far vedere cosa dice. Ah, è la stessa, esatto. È la stessa cosa. Non viene neanche cancellato, perché la roba Konami che ha usato il suo nome rimane. Capite cosa? Capite qual è la metafora che vuole utilizzare? Cioè, tu puoi tu cancelli i lavori di Kojima, quelli che fanno parte della memoria della saga, ma non i money grab. E lo dice anche con Portable Ops, eh? Staccapi. Ok, non serve più in realtà farvi vedere tutto quello che volevo mostrarvi, perché questo è abbastanza importante. Quello che manca è solo il finale, in cui dice: i ricordi rimarranno comunque. Qualunque, cioè, i ricordi rimangono con noi. E non era possibile immaginare quello che sarebbe successo in realtà.
copper searchlight. Eliminate that one first. He's targeting the chopper. Deal with him first. The chopper. Nice work. Keep it up. Ah no, ho sbagliato. Come si fanno saltare sti cosi? Ah, perfetto. Povero me. Volevo l'headshot, ma lo sto praticamente torturando. Tanto è un alieno di merda. Suka! Ah. A recoilless rifle. Take him out. I'll mark the threat with the chopper's searchlight. Eliminate that one first. Ashley di Mass Effect 1. Chi sta andando per le AA gun? Non mi ricordo sti dettagli. Chi è? Chi è lo stronzo? Quale? Quella laggiù? Quella lì? Chi sta correndo? Chi? Ah, poracci, ma sono degli sfigatissimi. Guarda, mamma mia, questo realismo pazzesco. Chi è? Chi è? Ah, sei tu. Niente, è andata male. Ehi, tu, azzoppato a vita. Lascia che io abbia pietà di te. Non vedo, ma penso che morirai. È buio pesto, alieno. Non ti vedo. Come va? Oh no, l'allarme. Finalmente posso sparare liberamente. Oh no. No, cazzo. Il checkpoint. Ah, i checkpoint sono per i perdenti. Stavo per dirvi, volete vederla in speedrun mode? Adesso che mi ricordo dove sono i soldati. Facciamo dal checkpoint solo perché è tardi. Solo perché è tardi e non è una serata di... Ah, le donazioni prometto di recuperarle dopo. Perché ho fatto il sondaggio, ho riempito tutto il monitor. Vi prometto che recupero. Vabbè, checkpoint come le merde però, eh. Checkpoint è... Checkpoint è... Allora. Addirittura, come non mi ricordavo che era così avanzato. Quale? Troppo realistico, fa impressione. Ma sei tu che mi hai visto? Non lo sto colpendo per niente. Ah, headshot. Beh. Chi l'ha fatto l'allarme? Merdoni. Stupidi alieni.
Che è resistenti, eh. Ehi, pensavo che ci fosse un po' di AOE. È un missile. Porca puttana. L'ho sparato perfettamente al centro di tutti loro. Sono quelli che escono dalla porta rossa, questi. Ora vengono. Ho dei ricordi a riguardo. Che erano dei tantissimi. No! Bel liscio. Citando la furia della guerra. Ovviamente anche qui, esattamente come nel percorso che abbiamo fatto a inizio serata, la cosa divertente è pianificare l'attacco e ucciderli tutti senza neanche farti vedere per fare il punteggio massimo. Diciamo che platinare Ground Zero sono delle cose più divertenti che ci sono all'interno della Metal Gear Saga. Sì, insomma, come le merde. Però, insomma. Allora, questa. Un brutto sogno. Non è overthinking, anche perché poi alla fine è uscito Metal Gear Survive, quindi questo jamais vu è successo. Non con gli alieni, ma con gli zombie. Quindi è questo che lo rende un po' triste. È successo. È successo. Jamais... Magari... Jamais non proprio. Sembrava impossibile ed è successo. Allora... Mi si è aperto un pop-up. Ah, interessante. Ho effettuato la 5.000.000esima ricerca su Google. Oh, interessante. Ho vinto una televisione. Adesso quasi quasi gli rispondo. Così me la metto nell'ufficio, ma in un'altra stanza. 5.000.000esima. Potevano, forse era il caso che scrivessero 50.000.000esima. Non sanno neanche immaginarsi un minimo di aritmetica, coglioni. Allora, andiamo in diretta. Almeno non è di un principe peruviano. Allora, tolgo un attimo l'audio per vedere se riesco a trovare quella frase. Ok. Sì, ma magari non con la musica hard rock, porca miseria.
Ok, facciamo questo. Restate online ancora 5 minuti. Questo è il finale che in realtà avevo in mente di dare fin dall'inizio. Le cose sono andate quasi secondo i piani perché è troppo tardi, essendo mezzanotte, pensavo di finire intorno alle 11, è troppo tardi per rendere ufficiale quello che metterò alla fine di questo video. Lo metterò anche all'inizio del prossimo live. Allora, state a vedere. Ok, date un'occhiata. Questi sono tutti i video, tutti i log con tutti i commenti. A questo punto preferisco che ci siano tutte. Metal Gear. C'è Johnny. Metal Gear. Metal Gear. Back then, Snake was just 16 by 32 pixels and only four colors. Miller here. Be careful not to let the enemy detect you. Over. Però se non le cancella non c'è la frase finale, eh? Metal Gear 2. Solid Snake. Snake was 16 by 32 pixels and 8 colors. When making decisions on the battlefield, there's no single right answer. Just trust your own judgment. Over and out. Recreate the scene shown in those mystery photographs. You can check the photos using your iDroid. Metal Gear. Solid. Snake's 3D model was made up of 690 polygons. Are you an otaku too? Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Snake's model was 3,800 polygons. Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Almeno questi sono tutti unici. Il resto era... sarebbe stato semplicemente il... non è niente di speciale, oppure... oh, no? Ok. Metal Gear Solid 3. Snake Eater. Snake's model was 4,800 polygons. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives. Metal Gear something something. Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriots. Anche qua si capisce, eh? Snake's model was 14,000 polygons. Mamma mia. Snow in Cuba? No, this must be the Snow 9 pollen. Look hard at those mystery photos. Dai, di usare il scene from them. One will be enough. Metal Gear Solid 5. Ground Zeroes. From 2D to 3D, then voice, and freedom of movement. Facial expressions, too. I guess your face has a few new wrinkles, but I've never seen more emotion expressed through it. Joy, and rage, too.
What an age we live in, huh, Snake? Wonder what they'll think of next. Ok, state a vedere. L'unica ultima frase che può mancare, nonostante la musica hard rock messa così a culo. Forse riesco a trovarne uno un pochino più montato con dignità. Ti prego. Ce la farete? Ma perché mettono... Ok, questo è... Sì, con i sottotitoli almeno in inglese, non in... Oh, cielo! Niente, ce lo teniamo. Ok, ho trovato. Quindi abbiamo fondamentalmente Psycho Mantis e Kojima, insieme al fatto che i ricordi rimarranno sempre con noi. Ah, adesso arriva la frecciata cattiva. C'è un ragazzo che chiede. Ma com'è possibile che Konami abbia permesso la release di queste cose? Al di là del fatto che sono troppo sottili per praticamente chiunque non abbia un controllo diretto, Konami ha mai dimostrato nelle sue operazioni cura, amore e in qualche modo approfondimento per quello che facevano? O che faceva? O che produceva? Perché vedete, vedi ragazzo, in Survive c'è una denuncia molto più offensiva. In Survive, in primissimo piano, c'è un codice affatto immaginario, tutt'altro che fittizio ed estremamente chiaro, che dà quasi letteralmente dei figli di puttana, o meglio, bastardi, bastardi e schifosi, ai capi di Konami. E quello è uscito. E non è che è stato patchato. Non gliene frega un cazzo. Quindi... No, quel tipo di controllo non... No. Ve lo faccio vedere, ok. Senza video però, perché altrimenti si perde tempo. Vediamo un po'. Allora, NGS Survive... un po' se riesco a trovarlo così al volo. Secondo me sì. Talmente famoso. Già. Ok. Allora, sono due immagini, vi faccio vedere entrambe. Perfetto. Questa roba non è uno scherzo, questa roba è assolutamente vera e soprattutto non è stata neanche corretta. Capite? Cioè, vediamo se riesco a trovare. Non la vede come immagine. Allora facciamo così. Facciamo add image. Yes. Allora. Questo è lo screen. In questo screen ci sono i nomi di soldati, ok? Quindi qualcuno che controlla Survive, che fa un quality check,
non si mette a supporre che i suoi dipendenti, ormai devastati e offesi da quello che è successo, facciano qualcosa di simile a quello che è un silenzioso ammutinamento o denuncia, ok? Quindi quello che accade è che loro hanno mandato un messaggio praticamente al mondo. Kojima Productions Forever, Bastard Yota Cunning Yuji. Ok? Così, così stanno messi Kojima in Konami. Così stanno messi. Comunque questo era un extra. A tal proposito però, ci tengo a... salutarvi con questo. Sarà anche l'inizio della prossima live. La prossima sarà su The Phantom Pain. Si comincia. Ma adesso io scomparirò. Vi do la buonanotte. Grazie per esserci stati. Scusate se è una live di qualità leggermente inferiore al solito, ma sono stato completamente stravolto. Al solito di quello che è l'esperienza Metal Gear. E... manca l'ultimo trailer. Con questo vi presento The Phantom Pain, e con questo Hideo Kojima ci ha presentato The Phantom Pain, perché è stato il trailer finale montato di persona da lui. Non soltanto diretto, proprio montato a mano da lui. Quindi il suo vero valore all'interno del mio progetto sarà all'inizio della prossima. Però, in questo, allora, nella prossima manterrò la chat attiva durante quel trailer. Per ora, con questo, noi ci salutiamo. Invece, sarà posto full screen, come è giusto, come finale. Quindi, ragazzi, questo è chiaramente un trailer di The Phantom Pain, quindi stavolta riesco ad avvisarvi, è chiaramente per adulti, però. Fellow soldiers, buonanotte e grazie di cuore. Avete visto il tramonto dell'originale Kojima Productions, ormai rinata, ma ne riparleremo. Alla prossima, ragazzi. Semper Fi. Grazie di cuore, ma prima 1000 bits. Nozirar, grazie. Farmoth, meraviglioso che vi siete divertiti. It's not over yet. Tutte le subscription, grazie. Shaman, grazie. Puffo, Lorenzo, grazie di cuore a tutti, veramente di cuore. Siamo pronti. Ne riparleremo di ogni cosa. Adesso andiamo. Il percorso verso The Phantom Pain è stato concluso. Ormai ci siamo. Peggy 18. Ha